alle mense scolastiche, quello che mangiano tutt'oggi i nostri figli, che sono negli ospedali, nelle mense scolastiche, ti portano i cibi preconfezionati, fatti nella plastica, dentro l'acqua. Da non combattere, ma da stracombattere, cioè non pensiamo a tutta questa roba messa lì, che i nostri figli o pazienti in ospedale o altre ingurgitano, sono roba messa nella plastica. Quando tu metti nella plastica la roba bollente, sappiamo che la plastica rilascia le sostanze chimiche, bene o male poi te le mangi, poi la gente viene da me e mi fa: dottore, come vai a fare? Mi piace per il cancro al polmone, mi ammalo lo stomaco. Io sono uno di quelli che va in bicicletta quasi sempre, proprio per non. Però poi la gente, questo soprattutto qui da noi al sud, al nord è molto più educata e lo fa, ma qui da noi al sud dice: ma c'è un dottore strano che arriva, un dottore Chiddo che va a bicicletta, e non le capisce. Però la cosa importante, sapete qual è? È spiegarla alle persone, perché le persone poi, quando tu gli spieghi che lo fai per non inquinare, per non nevrotizzarti nel traffico cittadino, per fare sport, allora dicono: ma sa dottore, lei ha ragione, quasi tutti dovremmo fare un po' come lei. Certo, non glielo posso dire al vecchietto di 70-80 anni con l'ictus o col Parkinson, però io ho amici miei che anche a 30 anni per fare 50 metri devono pigliare la macchina, cioè cose di questo genere. Comunque, la cosa importante è che dovremmo proprio, la cosa che mi terrorizza, 5-6 anni fa, proprio come medico scolastico, ho partecipato a un corso di aggiornamento sull'alimentazione, ma quello che non ci ha detto il collega, il professore che veniva, non ricordo da dove, da Pavia, da Milano, cioè da terrorizzarci, cioè noi oramai non mangiamo più niente che non sia fatto con conservanti, coloranti, pesticidi, ma ragazzi, siamo veramente alla frutta nel senso peggiore della parola, cioè questo significa che ci resta veramente ben poco da vivere. Io ho 57, quasi 58 anni, io ricordo 40 anni fa, almeno un po' di aria pulita, me la sono respirata, un po' di mangiare genuino, me lo sono mangiato. Ma oggi questi che si respirano, ossido di carbonio puro, che cosa mangiano? Conservanti, coloranti, pesticidi. E allora a questo punto è inutile che. È una cosa anche voluta, non secondo me, è proprio così, dal potere, dal sistema capitalista. Il sistema capitalista che ti porta. L'importante è consumare, arricchirsi, accumulare denaro, ma poi di tutto questo denaro che cosa te ne fai? Fai come Mastro Don Gesualdo, quando ammazzava le galline, disperato perché non si poteva portare i suoi soldi all'inferno, nella tomba, ammazzi le galline, roba mia, vieni con me. Cioè, poi questo fatto, una cosa importante, questo dell'acqua, l'acqua, anche questa è una cosa che oramai ce l'abbiamo come un bene prezioso, ma che si sta esaurendo per colpa nostra. Non solo, la vogliono mettere a pagamento, ma che facciamo, scherziamo? Senza petrolio si può vivere, ma senza acqua no, come ti lavi, come bevi? È una cosa assurda. Però questo la gente non lo sa. Adesso mi scoccia purtroppo che lo sto dicendo a voi, non per voi, sia ben chiaro, ma perché so che voi bene o male tutte queste cose le sapete, come me e meglio di me, ma dovremmo dirle. Stai dicendo a tutti, perché lo mettiamo su internet. Bisognerebbe dirlo alla gente in generale, a tutti quanti, cioè dovrebbero saperlo tutti, però purtroppo la gente preferisce consumare la Coca-Cola, preferisce consumare le bibite, le bibite nella plastica. Poi, veramente, questo fatto del cibo, noi andiamo al supermercato, oramai che cos'è che tu non compri che non sia fatto, a parte quello che dicevo prima, con conservanti, coloranti, pesticidi, che non sia avvolto nella plastica, tutto, dalla verdura alla carne, al salame, al formaggio, tutta questa plastica poi che cosa finisce? Finisce nella spazzatura, magari ci fosse come si chiama, la raccolta differenziata, ma qui da noi siamo ancora all'età della pietra per queste cose, va a finire nella spazzatura, spazzatura
cosa significa? Inceneritore, inceneritore, diossina, e poi ce la respiriamo, ce la mangiamo, e poi appunto la gente viene da me, dottore, mi faceva il cancro al polmone, mi mamma allo stomaco. Uno gli dovrebbe dire, ma scusate, quando uno vi diceva, ecco, abbiamo consumato per esempio adesso i bicchieri di plastica, tutta questa roba, quindi quando poi la gente viene da me e mi dice, dottore, come devo fare? Uno gli dovrebbe dire, ma scusa, quando uno ti diceva non camminare troppo in macchina, non consumare troppi sacchetti di plastica, troppi bicchieri di plastica, ah ma sì dottore, lei è esagerato, sì è esagerato un corno, poi però i nodi al petti ne vengono, e questi sono.